ancora tutta la chiesa da pulire! Pulite scendere, sì o no? Fratello Giuseppe! Fratello Giuseppe! Fratello Giuseppe, scendete! Non mi fate alzare la voce, se la cadete vi spaccate la capa! Cavallo. Sei proprio sicuro? Certo. Fratello Giuseppe! Gli altri, vincere gli altri, gli altri. Aspettate che taralla non sono pronto. Figlio mio, le vie del Signore sono tante. Oggi perde una cosa perché magari domani ne devi trovare un'altra. Fratello Giuseppe! Sto venendo. Fratello Giuseppe si deve dare da mangiare alle galline. Eccomi. Qui non toccate niente, aspettate. Ma come faccio a pagarmi col zucchero? Non lo dovete toccare. Tenete sempre fame e poi non mangiate mai. Fratello, che volevate dire prima? A me manca solo il cavallo. Che state pare a te? E che mi manca allora? Ditemelo. Tante cose. La mogliere, per esempio. Volete darmi moglie anche voi? No, io no. Però io saccio perché tu non ti decidi mai. Quella che può piacere a te ha dato in un carattere brutto. Proprio come tu. Io faccio sempre quello che voglio. Sono abituato così. Sempre? Buoni. State fermi, che non ce ne stanno. Non ce ne stanno più. Fermi. Che? Pigliate sta farina. Così vediamo se sei capace, fa sempre quello che vuoi. Quando ti viene fame, dà la farina a qualcuno e fatti fare 7 gnocchi. E se riesci a mangiarli tutti e 7, vuol dire che io ho torto. Tommaso, Antonio. E perché dovrebbe essere difficile mangiare 7 gnocchi? È difficile. È difficile. Yamma, piccino, metti la sella a Serafina. Vieni, figlio mio, forse il tuo viaggio sarà lungo ed è meglio che ti pigli a Serafina. Quando non ti serve più, dice, Serafina torna al convento e chi se ne torna a casa? E ricordati, mi raccomando, gli gnocchi te li devi mangiare tutte e 7. Che fa?
Sant'Antonio? Prima di tutto, io non sono Sant'Antonio. A dove hai visto Work? Sono solo Giuseppe da Copertino, il vostro protettore. E vi continuo a proteggere anche dal paradiso. Sai chi affamò Isabel? Devi correre subito dal principe. Ma come a tuo principe? Io non tengo nemmeno coraggio di guardare in faccia dopo tutto quello che ha fatto per me. Stamma a sentire. Corre a tuo principe. Perché là ti è stata fatta una malazione. Ma come? Is mi ha fatto una malazione? No, no, Is. Chi l'è capatosto? Ma è un bravo guaglio. Io conosco. Tu torna là, che qualche cosa succede. E chi conosce la verità troverà il coraggio per parlare. Grazie, San Giuseppe. Oddio mio, ma perché mi baci i piedi? Va, va. Fa quello che ti ho detto. Va. Vattene, non perdere tempo. Stanno arrivando gli altri santi. Quali santi? Quelli che non devi stare a sentire. Quelli che attaccano subito con la rassegnazione e che su questa terra siamo nati solo per soffrire e che la vita è soltanto un passaggio e basta.